Il jazz è out. Il jazz. C'è stato un convegno di urologi mondiali che hanno individuato, diciamo, tra le cause maggiori di orchite, che sarebbe il rigonfiamento dei testicoli, la musica jazz. Cioè la musica jazz. Ma non è vero. No, la musica jazz è terribile. Io trovo che sia una. È stato lo strumento con cui dopo il blues, il gospel, i neri nelle piantagioni di cotone hanno. No, espresso la loro sofferenza, la loro ansia di libertà. Canova, sei ignorante in materia. Io ti spiego perché. Ci vuole un revisionismo storico anche qua. In questo senso. Certo, si pensa appunto, come ha detto il preside, che la musica jazz sia la conseguenza, diciamo, il canto, sì, l'espressione, la liberazione di questi schiavi ridotti in schiavitù nelle piantagioni di cotone. In realtà è esattamente l'opposto, cioè questi afroamericani rompevano le balle con sti canti jazz spirit e per punizione li hanno messi nelle piantagioni. Cioè la mia teoria sul jazz è che se questi invece dello spiritual facevano bene un Gigi D'Alessio, una cosa che si capì, non c'era l'apartheid. Quindi la colpa dell'apartheid è il jazz. No, ragazzi, tu però lo suonichi il jazz. Sì, ma adesso lo sto abbandonando, non ne posso più del jazz. Guarda, c'è un piano. Ma guarda un po', mi hanno messo un piano. Hanno nascosto pure. Vi spiegherò l'essenza del jazz. Cos'è il jazz? Allora, innanzitutto, se avete da lasciare la ragazza, da dire quelle cose difficoltose, fatelo in un jazz club, perché durante l'assolo di contrabbasso jazz, perché qualsiasi cosa fate comunque è meglio dell'assolo di contrabbasso jazz. Innanzitutto, quando una cosa è jazz? Allora, per riconoscere il jazz, quando sentite una melodia bella che si capisce, una cosa che fa piacere anche all'orecchio, e poi il pianista jazz incomincia a... E dentro di voi c'è una domanda che è: ma che cazzo? Quello è il jazz, quando sentite... Spieghiamo, faccio un brano semplicissimo. Ditemi una canzone semplice, una... Tanti auguri a te. Tanti auguri. Vedete che farebbe il pianista jazz di questo. E si vanta pure di sta cagata. Aspetta. Qualcuno tra i pubblici dice: ma cazzo, è bravo, è bravo. Grazie, grazie. Ecco.